ci sentiamo soli, ecco, avvertiamo questa solitudine, questa mancanza di sensibilità da parte della pubblica amministrazione. Gradiremmo una presenza un po' più attiva. Il professore Biagio Perrone, docente in pensione di storia dell'arte e disegno, esprime tutto il suo sconforto verso una situazione che lo tocca in prima persona in maniera duplice. Questo perché il professore Perrone, oltre ad essere il fondatore dell'associazione di volontariato Handicap e Solidarietà, è anche il padre di due degli ospiti dell'associazione. Handicap e Solidarietà esiste dal 1997 e da allora, con sforzi immani, aiuta persone con disabilità anche gravi. Una missione portata avanti grazie ad educatori, volontari e figure professionali riconosciute. Al momento però le difficoltà sembrano essere davvero troppe, tra queste gli oneri da pagare per una sede sita in zona Casermette a Lecce, che prima era incomodato d'uso e che ora non lo è più. Le attività sono quelle possibili e compatibili con lo stato di disabilità dei ragazzi che ovviamente hanno bisogno di essere aiutati per esprimere tutte le loro potenzialità residue. E poi c'è il problema delle attrezzature, degli operatori. E anche spese di affitto di utenze che sono passate tutte a carico dell'associazione e sostenere tutti questi pesi non è cosa facile.